festeggia domenica, in occasione di Bologna-Chievo, una ricorrenza speciale, il nostro fisioterapista Luca Ghelli, che è qui con noi. Le 800 partite in carriera con la divisa del Bologna. Che emozione sarà? Ma credo che sia una grande emozione, perché arrivare a un traguardo del genere non è da tutti. Poi, essendo anche un tifoso del Bologna, credo che sia una grandissima cosa, ecco. Facciamo un passo indietro molto breve, tornando alla gara di San Siro vinta con il gol di Giaccherini. Una grande emozione che ti riporta alla mente alla tua partita di esordio, che fu proprio un Milan-Bologna a San Siro nell'anno 1997, anche se andò a finire diversamente. Sì, la mia prima partita col Bologna fu proprio un Milan-Bologna, purtroppo perdemmo 2-0, però credo che sia rimasto in me quel ricordo di quel momento in cui sono entrato alla Scala del Calcio, e lì ho detto, mi sono chiesto cos'era successo, insomma, di quanto fossi in quel momento stato fortunato essere lì. Hai visto tanti Bologna in questi anni, dal 97 ad oggi. Mondo rossoblu, com'è cambiato? Ma sicuramente è cambiato tanto, però quello che si è rimasto è l'ossatura, cioè l'ossatura vuol dire chi quotidianamente, dai magazzinieri, dalle impiegate, da tutti quelli che poi magari qualcuno me lo dimentico anche, però tutti quelli che quotidianamente lavorano per poi ottenere questo risultato che è la partita e il campo. Uno dei ricordi più belli, anche se sul finale non è stato bello, è sicuramente la semifinale di Coppa UEFA con Marsiglia. Siamo arrivati a 5 minuti dalla finalissima di Mosca col Parma e purtroppo ci è sfuggita per un non nulla. Recuperi prodigiosi, miracoli professionali fatti con qualche giocatore? Ma io credo che in questi anni noi abbiamo dimostrato di essere un ottimo staff, supportato anche dagli Giochinetti. Prodigiosi ce ne sono stati, l'ultimo sicuramente è stato Mattia Destro, insomma, l'abbiamo cercato di recuperare la partita con la Roma e tutti sappiamo come è andata a finire, col suo gol e la sua esultanza sotto la curva. E quella volta che hai rimediato un'espulsione, cosa successe? Ma lì fu con l'arbitro Collina, ci fu un po' di discussioni nel tunnel, quindi classiche discussioni tra primo e secondo tempo, quindi un po' tutti c'erano degli animi un po' accesi, e purtroppo ne fece le spese io, che ero l'unico che non avevo detto niente, però purtroppo in quel momento lì Collina entrò nello spogliatoio del Bologna e mi disse: lei nel secondo tempo può stare qui a sedere. Credo che ci siano stati molti calciatori a cui sono legato, Marcello Castellini, lo stesso Renato Live, che adesso comunque fa parte dello staff di Donadoni, il club manager Marco Di Vaio, Lino Diamanti, insomma tanti, Gilardino, tanti giocatori che sono passati, e spero di aver lasciato a loro anch'io un bel ricordo. Come colleghi vorrei citare Gianluca Scolaro, che è stato un grandissimo amico e un grandissimo collaboratore. Adesso lui alla Juventus ha fatto un altro percorso e io ho continuato col Bologna. Il mio sogno è ritornare nelle competizioni europee, l'avevo fin da piccolo, ho iniziato a 12 anni ad andare allo stadio e sono ancora qua, vediamo di arrivare in alto.